non mi venivano in mente altre cose che potessi fare con la Romania in questo momento e quindi Dracula. Ok, era una cazzata. In Romania ho partecipato a questo programma che si chiama AI Humor, che è praticamente come Got Talent, ma solo di comicità. Per la prima volta ho provato l'esperienza della traduzione simultanea. Dopo la mia esibizione, un tecnico mi ha portato l'auricolare e potevo ascoltare quello che mi dicevano i giudici, ma tradotto in italiano. Adesso, il rumeno più o meno si capisce, almeno io a grandi linee riuscivo a capire quello che mi stavano dicendo i giudici. Però a un certo punto uno di loro mi ha fatto una domanda che io non ho capito assolutamente, e in particolare una parola in rumeno che era totalmente incomprensibile. E la cosa assurda è che la traduttrice nell'auricolare me la ripeteva in rumeno, quindi voi immaginatevi la scena, io in mezzo al palco, nel silenzio più totale, con i tre giudici e tutto il pubblico che erano lì ad aspettare che io rispondessi alla domanda, e io che con l'auricolare dovevo dire: ma che cavolo starà dicendo? Ragazzi, io non parlo la vostra lingua però, Qualcuno dice alla traduttrice di tradurre. Ecco, ho capito. Grazie, grazie mille. In Romania ho anche pensato di perdere la vita, perché l'autista che mi accompagnava tutte le volte in hotel sembrava un pilota di rally. Partiva a tutta velocità come un forsennato e prendeva tutte le curve in derapata e inclinando la macchina praticamente, pregavo tutti i santi di poter tornare vivo in Italia. Ce l'ho fatta.